Bella raga, oggi siamo qui insieme al mio CBR nel garage perché fuori piove che Dio la manda e non avevo voglia di stare sotto la pioggia, e neanche la camera me ne aveva voglia di stare sotto la pioggia, perché vi voglio parlare del mio CBR che non vi ho ancora presentato stranamente su questo canale e lo voglio fare in una maniera un po' particolare. Oggi vi dico quali sono le 8 cose che amo e che odio del mio CBR. La prima cosa di cui voglio parlare, secondo me, onestamente, è la guidabilità, la facilità di guida, il modo col quale lui ti sta dicendo fai quello che vuoi, non ti preoccupare, cioè si fa conoscere in men che non si dica, è di una facilità disarmante, nonostante sia una moto del 91, quindi sto facendo il calcolo con le dita. Quindi ha 33 anni, nonostante abbia 33 anni questa moto si presenta veramente come una bicicletta quando vai a guidarla per le prime volte. Per quanto ovviamente sia una moto che non è delle più tecnologicamente avanzate, la sua facilità è disarmante. Proprio per il fatto che Honda è sempre stata così, è sempre stata molto amichevole con te quando decidi di approcciarti la prima volta. Se si fa conoscere così, cioè proprio ti dice sali, andiamo e divertiamoci, non pensare ad altro. Non c'è tecnologia qua, cioè l'unica tecnologia che c'è è... Ma neanche le spie del cruscotto sono tecnologiche, sono delle lampadine. Però, nonostante tutto, come mamma Honda l'ha fatta e come Honda è sempre stata, si fa capire in men che non si dica. Sali, freni, giri, acceleri, cioè capisci subito dove sono tutte le cose essenziali, non sta lì troppo a farti degli scherzi strani come certe moto che se sbagli marcia o sbagli a frenare non sai come ti ritrovi. Lei no, lei perdona un macello. È comunque certo una moto che non ha neanche i dischi flottanti, non ha ABS, non ha niente. È una moto che quando freni, cioè è dura, lo capisci che stai frenando sull'acciaio, però nonostante tutto non è che ti gira il manubrio e ti lancia per terra, anzi, ti accompagna e ti fa capire, guarda che stai esagerando. E poi sei tu che lì ti devi un attimino ritarare. Quindi più o meno in tutti i frangenti lei veramente è trasparente al 99,9%, lasciati quello 0,01% perché a queste moto bisogna sempre dare del lei la prima volta. Poi dopo puoi fare un po' come vuoi. Secondo punto a favore di questa bellezza per me è il sound del carburatore, oltre alla guidabilità del carburatore. Qui secondo me le scuole si dividono, cioè proprio in maniera totalmente netta. C'è chi ama di più l'iniezione e chi invece è affezionato al carburatore. E non è detto che sia un discorso del sono nato col carburatore e allora proseguo col carburatore o viceversa. No, perché conosco gente che ha iniziato col carburatore e è andata sull'iniezione e gente che invece è nata che il carburatore non c'era più ma preferisce il carburatore invece all'iniezione. Quindi di conseguenza è una cosa proprio che devi sentirti là nel polso. Io sono amante del carburatore perché da ragazzino era tutto a carburatore, a me piace sentire on oppure off e io sono contento. Lei sotto questo aspetto secondo me è perfetta perché ha quel on off giusto che ti fa capire quanto e dove stai aprendo, però non è che ti spara nell'iperspazio. Ovvio che se apri la manetta a 360 gradi sono cazzi tuoi, cioè. Quindi il fatto di avere quattro carburatori in linea ti fa veramente vivere bene la giornata, dal sound alla guidabilità. Qua mi collego un attimo al motore perché questa cosa si collega al fatto che questo motore è veramente tanto 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 elastico, talmente tanto che io a volte faccio il paragone con i vecchi due tempi, perché non ha una marea di freno motore, anzi la guidi ancora secondo me col freno in mano come si faceva una volta. Ci sono moto a quattro cilindri anche moderne, semi moderne, che hanno tanto freno motore, ma questa secondo me è la particolarità di Honda di quegli anni, è che ancora ti potevi divertire a godertene un po' come ai vecchi tempi, e questa cosa a me fa impazzire allo sfinimento.
Terzo punto, iniziamo a dire le cosine scomode. Una cosa che mi ha sempre lasciato un po' interdetto è il fatto che non so mai quanta benzina ho nel serbatoio. Perché? Gli ingegneri giapponesi nel 1991 hanno deciso di mettere spie per qualsiasi cosa, usare tutte le lampadine che avevano in fabbrica, tranne che metterne una per farmi sapere quando vado in riserva. Non c'è la lancetta, ma non c'è neanche una spia della riserva, quindi ma come si fa? Come facevano una volta? Andavano tutti a caso. Quando sei in strada, caro mio, devi azzerare il contachilometri ogni volta che fai benzina e misurare quanta strada hai fatto. Chi è un veterano del mio canale si ricorderà sicuramente del vecchio CBR. Questo è il secondo CBR che ho. Il primo era del 95, questo è del 91. Prima era un F3, questo è un F2. Ma la storia è sempre la stessa, non cambia. Quindi, cari ragazzi, se volete approcciarvi un dinosauro del genere, sappiate che ogni volta che andrete dal benzinaio e farete benzina, fatela a tappo, azzerate il contachilometri e fatevi i conti. Più o meno, se guidi in maniera sana di mente, fai 200 km prima di entrare in riserva. Poi quando arranca lo senti, e credimi che lo senti. Quarto punto, torniamo sulle cose positive, è il look anni 90, che secondo me non ha eguali. Belle le moto degli anni 2000, belle le moto del 2020, bellissime, però insomma. Il look di queste moto secondo me è stato iconico, totalmente iconico. E anche Getro la pensa uguale. Getro, vieni qua! Secondo te? Vabbè. I carenoni grossi, bombati, le prese d'aria infilate nei posti giusti, le grafiche, sono tutte delle icone di stile di un'epoca che purtroppo è passata e che forse non tornerà più. Quindi secondo me questo è proprio uno dei punti cruciali delle moto di questi anni. C'è chi piace, c'è chi non piace, sono gusti. E... è ovvio che qua le comodità non ci sono, gli abbaglianti praticamente non esistono, le luci illuminano quanto un cerino da cimitero, ci sono i pro e i contro di avere una moto del genere, però con le dovute precauzioni e secondo me con i dovuti aggiornamenti che si possono tranquillamente fare su delle moto del genere, si può circolare sulle strade di tutti i giorni anche adesso in serenità. Gliela puoi mettere una luce un po' più potente, glieli metti due freni che frenano un po' di più. Infatti, come vedete, non sono i freni originali, ma sono dei freni aftermarket. Due pastiglie che frenano, insomma, la puoi rendere una moto moderna, anche perché il pacchetto base non è tanto diverso da molte moto, appunto, basiche che troviamo in tutti i giorni. Togli l'ABS, togli due cose, però il succo è quello. Quindi secondo me il look anni 90 e tutto il suo sapore di quegli anni è un punto a strafavore. Un punto secondo me a sfavore è la scomodità, specialmente del passeggero, con la sella originale. E adesso vi spiego. Quella sella che vedete con il tempo diventa una saponetta, ma letteralmente una saponetta. Ma non è che da originale fosse tanto diversa. Nel caso si dovesse prendere quella sella e si rifacesse da zero, con una pelle moderna, eccetera, rimarrebbe secondo me ancora scomoda. Perché il punto è, primo, il fatto che è totalmente piatta sia dietro che davanti, e quindi sulla comodità possiamo rivederla. Secondo punto, per quanto gli puoi mettere un materiale che faccia grip, non farà mai grip del tutto, ok? Vista in confronto a certe selle moderne che sono delle piadine, è ovvio che una sella così sembra un divano di poltrone sofà. Di conseguenza dici ok, magari mi trovo comodo, e invece no. Questa sella, essendo tutta in blocco, non essendo divisa tra passeggero e pilota, tende comunque tanto a seguire la linea della coda, quindi a scivolare verso il serbatoio, e ad ogni frenata il tuo passeggero ti finisce nella schiena. Ovvio che magari con delle selle moderne, personalizzate, rialzate, ci sono tantissimi negozi che lo fanno su misura, magari il problema si risolve. Il look non è più quello di prima, ma insomma bisogna pur godersele in qualche modo queste moto, no? O le lasciamo in salotto a prendere la polvere come dei gioielli. E no, e qua mi collego al prossimo punto. Sesto punto a favore questa volta,
collegandomi al discorso di prima, è una moto d'epoca. Che ho scoperto l'acqua calda. C'è un motivo per il quale ve lo dico. Le moto d'epoca ovviamente godono di un po' di privilegi. Il primo fra tutti è il fatto che una moto di 30 anni è praticamente esente dal bollo. Paghi 20 euro di bollo quando la fai circolare e sei sereno. Col vecchio CBR che era del 95 pagavo un bollo spropositato. Pagavo più io di bollo che un mio amico che aveva il Panigale 1299. Cioè era un po' un'assurdità. Però dato il fatto che era euro zero e dato il fatto che era molto anziano e non aveva ancora superato i 30 anni di età, purtroppo il bollo era molto salato. Superato il 30° anno di età, la moto praticamente si ritrova a pagare quanto un 125, che non è male sull'arco di un anno o se una persona vuole farsi un piccolo garage di moto d'epoca, cioè con il bollo di 10 moto praticamente ti viene fuori il bollo di una moto moderna. E questo secondo me è un vantaggio chiaro e lampante. Queste moto, se trovate nel loro stato di conservazione originale, e non vi dico che devono essere perfette al centimetro, ma basta che abbiano tutti i pezzi di fabbrica, possono essere facilmente iscrivibili ASI, al registro storico, all'FMI, dove cavolo vi pare. E questo vi dà modo di, prima di tutto, preservarne la storia e tutto quello che volete, però anche di circolare un po' più tranquillamente, di partecipare a un sacco di eventi dedicati e insomma avere un piccolo retaggio storico lì a casa, nel garage, che vi accompagnerà sempre. Avere la moto d'epoca, io che sono appassionato di moto d'epoca, secondo me è una cosa che ti distingue tanto a livello motociclistico, a livello di passione, e porta i suoi vantaggi ovviamente. Settimo punto negativo, è una piccolezza ma secondo me è importante: scalda veramente un sacco. Voi mi direte, vabbè è una moto, ce ne sono di moto che scaldano. Sì, e vi do ragione, però per la moto che è pensata per un utilizzo un po' più tranquillo, turistico, adesso era una volta era una sportiva, ma ormai l'asticella delle sportive si è alzata a dismisura, e una moto del genere viene utilizzata più per un utilizzo domenicale, per fare la gita, per fare appunto turismo. Il manubrio è leggermente più alto di una super sportiva attuale, quindi è un po' più comoda. Quando comincia a scaldare, scalda come il forno di una pizzeria, e scalda principalmente nella zona qua del basso serbatoio, vicino alle gambe, come la maggior parte delle moto, perché ce ne sono. Se salite su un R1 del 2002, tanti auguri, non mettete pantaloncini, non mettete pantaloncini corti a prescindere in moto, perché è una cosa da dementi. Però auguri anche se avete i jeans, auguri. Qua ci avviciniamo abbastanza, con la differenza che non è un R1, non c'ha 200 cavalli. E questa, come altre piccolezze di questo genere, secondo me vanno un attimino tenute in considerazione. È ovvio, una moto d'epoca, però nell'utilizzo di tutti i giorni ci sono tanti che queste cose qua quasi le danno un po' per scontate, non ci pensano, dicono ma sì, è solo una moto vecchia. È solo una moto vecchia, ma c'ha le sue particolarità. Questo è uno degli esempi che vi posso dare per dirvi: non date mai per scontata una moto d'epoca, perché ha tante piccole particolarità alle quali magari adesso noi non siamo abituati. Ottavo punto, io volevo chiudere con qualcosa di positivo, ma ho fatto male i conti e vabbè, vi beccate l'ultima cosa negativa: la manutenzione un po' intricata. La manutenzione su questa moto in particolare non è una cosa così tanto complessa. Il problema è che deve avere un po' di sacrosanta pazienza. A livello di ricambi si ritrovano facilmente in Honda, ma anche aftermarket. In Honda è quasi la garanzia, un paio di settimane bene o male e il ricambio arriva. Sul vecchio CBR mi ricordo che ai tempi cambiai il rubinetto della benzina, che a un certo punto un giorno ha deciso di esplodere letteralmente. Tempo un paio di settimane è arrivato da casa madre, non era esattamente come l'originale, che ha tre vie, era stranamente un rubinetto a due vie. Importante che funzionasse, però anche aftermarket bene o male trovi più o meno quello che vuoi.
questi freni, questi dischi freni, li ho comprati da un rivenditore generico e sono magnifici. Lo scarico è ovviamente aftermarket ed è magnifico, grazie GPR, ti voglio bene. E per il resto, più o meno, anche se ti vuoi comprare un kit di carene da Wish e farle Repsol, se ti piace Repsol, lo puoi fare e stranamente ti troverai degli attacchi che funzionano, strano ma vero, funzionano, testati. Il problema è che se devi fare una manutenzione classica ordinaria, quattro lampadine che si bruciano, il filtro dell'aria o toccatine di palle, le candele, preparati, armati di santa pazienza e un rosario, perché qua c'è da smontare mezza moto per cambiare una lampadina. Io infatti ho la lampadina del tachimetro bruciata da un sacco di tempo e come cala la luce non so a quanto sto andando, ma questo è un piccolo dettaglio che sono in procinto di risolvere. Filtro dell'aria, devi solo smontare il mezzo serbatoio e il gioco è fatto. Candele, auguri, candele auguri, perché sono lì incastrate, intricate dietro al radiatore, devi smontare mezza moto, i cornetti d'aspirazione e comunque sono ancora scomode. Quindi cambio dell'olio, vai tranquillo, candele, spera di non doverla cambiare tu ogni settimana. Di solito questi sono motori molto affidabili, quindi se non hanno i topi che girano dentro nella biella non ci sono problemi. Su queste moto c'è sempre da tenere conto un sacco di cose. Feci un video all'inizio, agli albori di questo canale, dove spiegavo che cosa guardare per quando si vuole acquistare una moto da 1000 euro. Spoiler, questa è stata una moto da 1000 euro, pagata 900 euro. E sono più o meno le stesse cose che si guarderebbero su una moto usata, semplicemente con un occhio di riguardo. Se non avete visto quel video, andate a vederlo e guardate quanto ero giovane e magro in quel video. Per discorsi più approfonditi scrivetemi nei commenti, qualsiasi genere di dubbio ve lo spiego molto volentieri. E basta, che cos'altro devo dire? Penso di avervi detto tutto. Mi sarebbe piaciuto integrare degli onboard in questo video, ma attualmente il CBR è fermo in manutenzione. Devo fare un po' di cosucce, come sistemare la coppa dell'olio che perde grazie a un vecchio proprietario che non è Marco. Ciao Marco, tu l'hai trattata bene, probabilmente quello prima però non ha capito un cazzo quando ha avvitato il bullone, proprio niente. Devo fargli la trasmissione e rivedergli un po' le sospensioni, quindi ha bisogno di un po' di coccole e amore prima di tornare in strada. Per il resto, se volete vedere un motovlog con questo CBR, vi lascio qua sopra quello che abbiamo fatto alla Madonna dei Centauri, che sembra una cosa scurrile da dire, ma in realtà si chiama proprio il raduno della Madonna dei Centauri. YouTube, non demonetizzarmi il video perché ho detto questa cosa. Come al solito ragazzi, io vi ringrazio per essere stati qua ad ascoltare i miei sproloqui. Commentate, iscrivetevi al canale, condividete, fate come vi pare. L'importante è che, come sempre, continuate a far muovere la vostra passione. Seguitemi su tutti gli altri social che ci divertiamo insieme. Instagram, TikTok, dico un sacco di cagate. E ci vediamo al prossimo video.